Partiamo. Allora Mauro, parliamo di un Brescia che ha una difesa che, nonostante la posizione in classifica, è la settima difesa del campionato, quindi vuol dire una squadra che comunque, nonostante tutti i risultati, ha un buon pacchetto difensivo, nonostante si parli sempre di fase difensiva in generale. Sì, noi quando andiamo in campo cerchiamo sempre di subire meno possibile, cercando di conquistare la vittoria sul campo, anche difendendoci, per poi magari ripartire e far male agli avversari. E non cercare la vittoria, come tu hai detto, sempre con equilibrio, perché Boscaglia più volte ha detto che indipendentemente dallo schema non vuole una squadra, vuole una squadra garibaldina, ma non una squadra squilibrata. Quindi un certo equilibrio da mantenere dietro lo vuole sempre. Quindi la fase difensiva è sempre vincolata anche durante la settimana. Sì, ci vuole un certo equilibrio, se no magari ci si allunga troppo, siamo molto lunghi, cerchiamo di subire il meno possibile, ecco. Quindi ci lavoriamo molto in settimana, migliorandoci giorno per giorno. È un Brescia che adesso è passato ad un nuovo modulo, però sta mantenendo comunque tre marcatori, comunque tre giocatori centrali, comunque ti considero comunque un marcatore, non un esterno, nella linea 4 dietro, che in questo momento sei tu, Michele Somma e Castaldello. Come ti trovi giocando come terzo, diciamo quarto Sì. di No, linea, ma in realtà terzo marcatore? io mi trovo bene, sinceramente. Poi cerco di dare il meglio per fare bene. Io sono a disposizione del mister, o centrale o destra, qualsiasi parte di campo. Io cerco di dare il massimo per la squadra. C'è proprio un ruolo che tu preferisci rispetto ad altri? Se dovessi scegliere una tua posizione, preferisci essere proprio un centrale centrale puro? Sì, io Tu sei un centrale. nasco come un centrale, appunto, però se ho bisogno di spostarmi a destra per dare una mano alla squadra, lo faccio volentieri. Perché voglio giocare e voglio dare una mano alla squadra. Volevo chiederti, gli ultimi risultati parlano di un Brescia in grande crescita. Forse sotto l'aspetto della convinzione, volevo chiederti cos'era cambiato tra di voi, se era un po' lo spirito, un po' la. No, ma magari ci è mancata un po' di fiducia nelle partite scorse. Ora, piano piano, stiamo cercando di uscire da questo momento difficile tutti insieme, perché se uno pensa a se stesso non se ne viene fuori. Quindi Quindi, vale ancora il vecchio discorso che vincere aiuta a vincere, nel senso che porta anche fiducia nel gruppo. Se una squadra fa comunque 7 punti sì, in 5 partite. vincere, portare punti a casa sicuramente fa morale, perché perdere sempre, pareggiare, una vittoria ti porta tanto morale al gruppo. Incontrate però una squadra che di partite ne ha vinte 4 di fila, si è tolta dal fondo della classifica, anzi adesso si trova addirittura a 3 punti dai playoff. E oltretutto ha in casa un pubblico importante. Che partita ti aspetti con le tifose Sarà una partita molto combattuta perché loro sicuramente non vogliono fermarsi, hanno il pubblico dalla loro parte che è una bolgia, però la loro striscia continua di risultati positivi si dovrà fermare prima o poi. Brescia che andrà a Foggia con l'idea comunque di fare il risultato, logicamente, ma anche con un'idea di provare a vincere. Sì, noi ogni partita proviamo a vincerla sicuramente. Poi giustamente, come abbiamo detto prima, ci vuole equilibrio e bisogna essere calmi a cercarla di portarla a casa. Ale, allora ti dico qualcosa anch'io. Volevo dirti un'altra cosa. Credi anche tu che spesso nelle valutazioni che fanno su di te sei penalizzato dal fatto che magari quando devi attaccare, che non è magari nei tuoi compiti principali, hai qualche volta degli errori di misura o comunque non hai, diciamo, non sei preposto a quel tipo di lavoro, mentre quando marchi sei invece un giocatore molto forte. E quindi magari il fatto di non avere ancora le due fasi perfettamente in linea ti può penalizzare un po'. Sì, ci sta che magari ho qualche difficoltà quando magari proviamo ad attaccare dal mio lato, però
cerco sempre di dare il massimo, ci sono ampi margini di miglioramento, c'è sempre da migliorarsi. Quindi partita dopo partita cercherò di migliorarmi assolutamente. C'è qualcuno, qualche attaccante in Serie B che ti ha particolarmente colpito, visto che sei un difensore e che comunque hai fatto particolarmente fatica? Dionisi, Ciofani, Caputo, sono Giocatori forti. giocatori importanti di categoria. Fatto che hanno nomi di due squadre che sono prima in classifica, quindi forse il perché sono là in alto si capisce anche per quello. Infatti ho anche tanti gol. Ecco, bravo. Infatti hai fatto proprio, hai parlato di Empoli e Frosinone, che sono le squadre che hanno addirittura in sud. L'Empoli addirittura è una macchina da gol, ne fanno quasi una sessantina, 58 se non ricordo male. Il Brescia invece pecca lì. Abbiamo detto che è la settima difesa, però è il terzo peggior attacco. Deve riuscire comunque, adesso a partire bene, perché tre gol nell'ultima con la Ternana sono un bel fiato. Cioè, bisogna concretizzare meglio le azioni che riusciamo a costruire, secondo me, perché abbiamo giocatori importanti come Andrea, Ernesto, sono grandi giocatori. Dobbiamo riuscire a concretizzare meglio nelle ultime fasi, parti finali dell'azione. I mezzi ci sono, bisogna soltanto essere un pochino più concreti. Effettivamente abbiamo avuto parte dell'ultima partita in cui siamo stati molto più cinici rispetto Sì, a quelle precedenti, ma il non gioco abbiamo non è stato un granché, però e anche le occasioni, l'importante se fai conto, ne abbiamo fatte 3 su 4, nel è. Sì. senso, quindi abbiamo capitalizzato quasi al massimo. In quelle precedenti, ricordo con l'Avellino abbiamo avuto una serie con l'Ascoli anche, Sì. eppure non siamo riusciti a Sì, metterlo in campo. bisogna essere più cattivi sotto porta e concretizzare al meglio le azioni che creiamo. Per me è posto. Grazie. Grazie.